Ok, ora andrò a cucire la fodera, che in pratica è come la giacca, senza il collo, senza le paramonture, e per questa giacca è anche senza le maniche, perché è una giacca estiva, anche la fodera l'ho fatta dello stesso tessuto, non è una fodera sintetica che è adatta più all'inverno. E per cui ho deciso che nelle maniche non ci sarà, però vi prometto che prima o poi vi farò vedere anche come si cuciono le maniche della fodera alla giacca stessa. Comunque è interessante anche vedere come uniamo la fodera alla paramontura. È molto semplice e quindi adesso ve lo farò vedere. Care amiche e anche amici, perché ci sono anche amici, questa è la giacca ancora prima di cucirle la fodera. Praticamente la fodera dovrebbe venire in questo modo. E secondo me, qual è il modo migliore per cucirla? Ok. Giro la giacca lasciando fuori la paramontura. Ok? Prendo la fodera dalla parte dritta e la metto dritto sul dritto. Ok? A questo punto prendo gli spilli. Ecco gli spilli. Prendo la cucitura della spalla. Vi ricordate? Questa è la spalla. Questa è la spalla dove le due paramonture si incontrano. E metto uno spillo spalla su spalla. La paramontura del dietro va a completare il dietro. La paramontura del davanti va a completare il davanti. Ricordate che nel cartamodello abbiamo tolto la paramontura dal cartamodello dopo aver disegnato la paramontura, per cui la paramontura e la fodera si completano nella larghezza. Ecco gli spilli nelle due parti dove c'è la spalla. Dopodiché unirò il centro dietro con il centro della paramontura posteriore. Inizialmente sembra un po' più grande, però dato che sono tagliati in modo diverso, cioè sono tagliati uguali, però sono poggiati in modo che non sembrano uguali, ma come vedete basta che tiro un pochino. Ecco qui che è della stessa grandezza. Fatto il dietro, vado sul davanti. Devo semplicemente continuare fino in basso. La stessa cosa faccio dall'altra parte. E anche per la paramontura vi consiglio di imbastire se avete pazienza. Semplicemente io ritengo che quanto più tempo noi investiamo sul nostro capo, così il nostro capo viene fuori più di qualità.
come ho detto io, per non allungare i tempi, metto gli spilli, anche perché ho un po' più di manualità di voi, per cui posso anche permettermelo. Ok, poi filo in basso. Dopodiché vado a cucire intorno. Ho cucito la fodera alla paramontura. Adesso cosa devo fare? Momentaneamente giro il tutto, ecco qui. Qui potete vedere la cucitura della fodera. Vi ho detto che la fodera è dello stesso tessuto della giacca, perché essendo un capo estivo non volevo mettere niente di sintetico, e dato che avevo ancora un po' di stoffa, visto che è molto piacevole e morbida, allora ho preferito usarla. Ok, più o meno questo è il risultato. Ripeto, questa è la cucitura della fodera, e anche qui vediamo la cucitura con la paramontura. Ora come finiamo il tutto? Come prima cosa, vedete che qui la paramontura e la giacca sono state già stirate. Per cui quello che io faccio adesso, giro questa parte in questo modo, e metto uno spillo. La stessa cosa faccio dall'altra parte, paramontura, giacca. È molto importante fare attenzione, perché ci si può imbrogliare un po' con la foda, per questo io ho girato, ho messo a posto per vedere veramente che prendo la paramontura e la giacca e non la paramontura e la fodera. Questa è la parte che devo prendere, girare e mettere gli spilli. Io ho praticamente aggiunto 2 centimetri per l'orlo. Dopo aver messo gli spilli, di nuovo giro la giacca e vado sulla parte interna, e posso a questo punto cucire la parte in basso, chiudendola, lasciando una piccola fessura per poter rigirare di nuovo la giacca. Vediamo come lo faccio. Una cosa importante da dirvi, sicuramente lo sapete, in genere nella fodera si fa una piega. Questa piega è per dare maggiore vestibilità, per evitare che all'attacco con la manica la fodera si possa aprire. Io non l'ho fatta perché, prima cosa, questo è un tessuto leggermente elastico, secondo poi questa non è proprio fodera, è un tessuto un po' più pesante, un po' più di qualità della fodera. E poi è un tessuto estivo, non volevo che ci fosse qui più troppo tessuto, quindi l'ho fatto uguale. E posso dirvi che è giusto fare la piega. Ok, ora come giro la giacca? Ho lasciato qui una fessura piccolina, e da qui tiro fuori la giacca.
Ok, ecco la mia giacca, adesso tiriamo fuori gli angolini, anche se che qui devo ancora tagliare l'angolo, potrebbe darmi fastidio, qua, in questo modo, uno, e due. In realtà, visto che ancora non ho messo le maniche e che sia la fodera che la giacca sono cuciti insieme con la manica, potevo anche da qui girare la giacca, però ho preferito farvi vedere come si fa con un capo che ha anche la fodera nelle maniche. Come vediamo nel video, abbiamo cucito la manica alla fodera e ora cerchiamo di vedere come cucirla alla giacca. Giriamo la giacca, ecco, in questo modo. Chiaramente abbiamo cucito anche la fodera intorno alla paramontura. Ecco la giacca dalla parte fuori e questa è la fodera. Ora quello che dobbiamo fare, dopo aver cucito la fodera intorno, come abbiamo già detto in precedenza, dobbiamo infilare la manica della fodera dentro la manica della giacca, così. Ecco, ora sono uno insieme all'altro. Poi controllare che la cucitura della fodera combaci con la cucitura della giacca, altrimenti si gira all'interno e non è possibile infilare la mano. Dopodiché prendiamo la cucitura, ecco, di nuovo controlliamo che è tutto a posto, così, in maniera tale che che la mano possa uscire fuori regolarmente. Ora pieghiamo la stoffa esterna verso l'interno e anche la fodera verso l'interno e la teniamo con le due dita. Dopodiché facciamo passare l'altra mano tra la fodera e la giacca fino in fondo e prendiamo con le altre due dita le due parti che abbiamo piegato e giriamo il tutto. Qui c'è uno spillo, lo tiriamo via. Ok, una volta fatto questo, uniamo le due cuciture come sono state prese in precedenza e mettiamo uno spillo. Così. Ecco il primo spillo e poi faremo la stessa cosa tutto intorno alla manica. Questo, vi ricordo, è la parte in basso della manica dove si trova la mano, il polso, e lo stiamo cucendo da dentro. Questa operazione si può fare anche in altro modo, però diciamo che in questo modo è più facile capirla e anche non si sbaglia, si va sul sicuro. Ecco qui, come vedete, continuo tutto intorno. Poi chiaramente dove ho messo gli spilli andrò a cucire con la macchina da cucire. Se volete prima potete imbastire. Ok, abbiamo cucito intorno dove erano gli spilli, sia nella mano di destra che quella di sinistra. Ora giriamo la giacca sulla parte esterna e infiliamo di nuovo la fodera dentro la manica. Ecco qui. Come vedete, ora la fodera
è unita alla manica. Anche per gli abiti si fa la stessa cosa. Ecco. E per i curiosi, questa è la mia giacca finita. Vi auguro di poter cucire anche voi una giacca così e spero veramente di avervi aiutato. Ciao a tutti.